Ieri in Commissione Sanità abbiamo sentito, abbiamo udito l'assessore alla sanità, il direttore generale, il capo di gabinetto, c'era anche il capo dell'ufficio legislativo legale, dottor Bologna, perché la Commissione rispetto a un elenco che era uscito fuori, a quanto pare, Dipartimento Salute, di manager, cioè dire di persone idonee a essere nominati direttori delle ASP. La Commissione ha avuto qualcosa da ridire anche perché sostanzialmente ci è sembrato fuori luogo intanto il fatto che potesse uscire un elenco così all'insaputa tanto della Commissione ma soprattutto anche del Presidente della Regione. Ma questo è altro aspetto. L'aspetto invece che ci ha preoccupato è quello di sentir parlare di due elenchi, quando il bando invece sostanzialmente prevedeva una rosa di idonei da inserire in ordine alfabetico senza procedere assolutamente a fare alcuna forma di gradatoria, per cui in buona sostanza abbiamo ritenuto opportuno sentire gli attori principali del governo per cercare di capire qual era la direzione e qual è l'intendimento della Commissione. Abbiamo alla fine elaborato una risoluzione che impegna il governo a scegliere in un elenco completo di tutti gli idonei che sono stati come dire, ammessi dal concorso che è stato fatto, per cui ritengo che il governo, anche rassicurato dalle parole del Presidente Schifani, faccia come dire, un'opera di perfezionamento di questa procedura, attingendo esattamente da quella graduatoria che vede tutti i partecipanti idonei, possibilmente e potenzialmente nominabili come direttori di ASP.